Per festeggiare il suo 15° compleanno, YesStyle mi ha inviato questa box che adesso andremo a spacchettare insieme, ma aspettate fino alla fine di questo video perché c'è una sorpresa che attende due di voi. Tutto e come vi ho detto nell'intro, oggi video spacchettamento di questa box che mi ha inviato YesStyle e che contiene alcuni dei loro best seller che appartengono alle diverse categorie di prodotti che compaiono sul loro sito, quindi abbigliamento, skincare, make-up, ci sarà un po' di tutto. E vi consiglio caldamente di arrivare fino alla fine di questo video perché YesStyle ha messo in palio due coupon da 50 dollari da spendere sul loro sito, per cui a questo video è collegato un giveaway. Ma cominciamo subito con la prima cosa che è in alto nello scatolotto e che quindi pesco, e immagino che sia una t-shirt. Adesso la apro e poi vediamo com'è fatta. Ed eccola qui, questa t-shirt giallino chiaro con questa stampa centrale che sembra un po' la raffigurazione di una natura morta. Secondo me è un po' tristolina come t-shirt. Comunque, man mano che vi faccio vedere le cose di abbigliamento, poi ve le mostrerò anche indossate, quindi vi faccio vedere come mi stanno addosso. E qui non riesco a capire se c'è una taglia o se è una taglia unica perché boh, sull'etichetta non lo vedo scritto da nessuna parte. Comunque, questa è. Andiamo avanti e pesco la seconda cosa che trovo e mi sono già pentita di avervi detto che vi faccio vedere queste cose indossate perché penso che mi vergognerò come una ladra ad indossare questo micro toppettino che sicuramente è adatto per ragazze molto più giovani rispetto a chi ha la mia età. In ogni caso, micro toppettino. Proseguiamo con l'unboxing e trovo un altro capo d'abbigliamento. Ed è questa camicetta qui che ha questo corpetto super super elasticizzato che non mi fa venire assolutamente voglia di indossarlo con questo caldo e queste manichine qui leggermente a sbuffo qui sulla spalla, trasparentine e che finiscono così sul polsino. Andando avanti intravedo un altro capo d'abbigliamento che probabilmente va a completare il micro toppettino ed ecco qui questo cardigan che per fortuna non mi farà indossare da solo il micro toppettino che vi ho mostrato poco fa perché evidentemente fanno un twin set, quindi fanno un completo, meno male. Ok, con l'abbigliamento per fortuna direi abbiamo finito e vado adesso a pescare questo sacchettino qua, vediamo che cosa contiene. Sono dei pennelli da trucco, ognuno con la sua protezione retata, che mi sembra una cosa molto buona. Sono davvero tantissimi pennelli, adesso li spacchetto per mostrarveli e anche per sentire la consistenza delle setole. Una cosa che non vi ho detto è che ovviamente, come sempre, trovate i link diretti a tutti i prodotti che vi mostro qui sotto nell'info box. Ed ecco qui questo mazzo di pennelli tutti spacchettati. Allora, è un set davvero molto molto completo. Ci sono sia pennelli da occhi che pennelli da viso e in questo momento magari vi metterò una ripresa più da vicino che così potete vederli nel dettaglio perché qui in video insomma mi riesce un pochino difficile. Quello che vi posso dire è che a parte che secondo me sono esteticamente molto belli, a me piace molto questo abbinamento di due tonalità diverse di verde. Comunque, a parte questo, credo che la cosa più interessante per voi sia che sono di una morbidezza che sembra di accarezzare la pelliccia di un gatto. Questo per rendervi l'idea, ci sono tra i pennelli viso alcuni che hanno le setole un pochino più fisse, come ad esempio questo qui, e delle setole un pochino più morbide e fluffy, meno dense, diciamo, ma hanno tutti la caratteristica di essere veramente morbidissimi, per cui ovviamente procederò al lavaggio e poi li userò per il mio trucco.
E sinceramente non vedo l'ora. Tra l'altro, il sacchetto che li contiene, che ha esattamente gli stessi toni di verde dei pennelli, trovo che sia davvero una raffinatezza. Ok, ci sono ancora un sacco di cose da scoprire e sono tutte contenute in questo sacchetto con le bolle che adesso vado ad esplorare insieme a voi. Allora, da questo sacchetto estraggo come prima cosa questa spazzolina. Eccola qui, questa è una spazzolina per massaggiare il cuoio capelluto. E ha questi pipiolini che sono in silicone, presumo, quindi sono morbidi, non sono in plastica rigida. Seconda cosa che estraggo da questo sacchettino è questo eyeliner in penna waterproof fantastico. Adesso lo apro e vediamo com'è il tratto. Allora, intanto vi faccio vedere la punta che sembra davvero sottilissima e super precisa. Vediamo come si comporta, ragazze. È fantastico, guardate che linee super sottili che riesce a fare. E poi è scorrevolissimo, cioè vediamo se riesco a farvelo vedere. Cioè, basta veramente sfiorare la pelle e subito rilascia il colore. Ecco, ovviamente si possono fare anche delle linee un pochino più spesse. Fantastico. Questo lo userò sicuramente. Altro prodotto di make-up, presumo, data la confezione, tra l'altro guardate che bella, ha un colore lilla meraviglioso. Comunque questa qui è una tinta labbra Black Rouge. Adesso vediamo anche questa. Questo è il colore, che è un bel rosso mattone che vedo perfetto per l'autunno, e questo è l'applicatore. E sto facendo anche una certa fatica a togliermelo dalla mano, per cui presumo che una volta del tutto asciutto si fissi anche molto bene sulle labbra. Ma continuiamo con l'esplorazione del sacchettino che contiene ancora questi tre prodotti che, data la forma, presumo che siano di skincare. Allora, qui ho Cake My Day Hydrating Sprinkle Wash Off Mask, quindi una maschera per il viso. E vediamo perché la confezione è assolutamente troppo carina. Ma anche quella interna è troppo carina con la faccina che fa l'occhiolino. E adesso sono curiosa di vederla, quindi vediamo l'aspetto di questa maschera. E come immaginavo, l'aspetto di questa maschera rispecchia il pack esterno, perché guardate che meraviglia questa cremina con tutti questi micropallini colorati, è fantastica, non vedo l'ora di provarla. Penultimo prodotto, questo Super Matcha Pore Tightening Serum della Son By Me. Di questo brand io ho già ordinato su YesStyle un tonico agli acidi, alfa, beta e polidrossi acidi. Questo è praticamente impossibile da aprire. Ok, ce l'ho fatta. Questo è l'aspetto del siero. Vediamo un attimo la consistenza. Ha il flaconcino airless e la consistenza mi sembra piuttosto liquidina, oh, leggera e fresca, sembra quasi più una essence che un siero. Profumazione praticamente assente. Proveremo anche questo. Ultimo prodotto del brand COSRX è una essence alla bava di lumaca. Apriamo e vediamo anche questa. Bella la confezione, anche qui voglio vedere con voi la consistenza. Ok, e questa che dovrebbe essere una essence è molto più densa rispetto al siero di prima, quindi forse si sono un po' invertite le cose. Sì, effettivamente qui la consistenza, vabbè, è ovviamente alla bava di lumaca, quindi è bavosa effettivamente. Si assorbe comunque abbastanza velocemente ed è piacevole, non appiccica e non è pesante. E questi erano tutti i prodotti che mi ha inviato YesStyle. Come vi ho detto, sono tra i loro best seller nelle diverse categorie. Quindi ovviamente ringrazio il sito per darmi la possibilità di provare tutti questi nuovi prodotti. Ma veniamo finalmente alla parte che sicuramente vi interessa di più, cioè quella relativa al giveaway. YesStyle ha messo a disposizione due coupon da 50 dollari da poter spendere sul loro sito, quindi ci saranno due tra voi che saranno le fortunate vincitrici di questo coupon, appunto. E le regole per partecipare, che vi dico qui, ma vi scrivo anche nell'info box, sono molto semplici e consistono nell'essere iscritte al mio canale YouTube e al mio profilo Instagram e all'Instagram di YesStyle, che vi lascio linkato qui sotto. Inoltre dovete mettere mi piace a questo video e lasciare un commento a testa
richiesta qui sotto scrivendo che cosa vi piacerebbe provare del sito YerStyle. A una settimana dalla pubblicazione di questo video annuncerò le due vincitrici e vi dico già che una la sceglierò io e l'altra sarà scelta dal caso. Per ricevere il coupon le due vincitrici dovranno comunicarmi un indirizzo email che io girerò a YerStyle, quindi verrete contattate direttamente dal sito. Bene, spero che questa iniziativa vi piaccia, credo che sia un modo molto carino per festeggiare questa ricorrenza. E nel frattempo io, mentre mi toccavo le mani, ho sentito che il dorso di questa mano, che è quello su cui ho messo il siero prima e la essence dopo, è molto più liscio e morbido rispetto a questo. Come al solito io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, aspetto i vostri commenti qui sotto e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao!